Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di God of War. Oggi dobbiamo fare fuori le Valchirie. Ce ne sono rimaste 3 a Midgard. Poi ce ne sta una ad Alfheim, che abbiamo pure il teletrasporto. E una qua che non ci abbiamo il teletrasporto. E poi quella lì di Muspelheim e quella lì di Niflheim. Le abbiamo già fatte. Abbiamo cambiato leggermente l'armatura perché abbiamo tolto i castoni che ci proteggevano dalle nebbie di Niflheim perché non ci servono più. E abbiamo messo dei castoni un poco più forti che ci fanno fare più DPS. Poi abbiamo fatto un altro errore perché credo un errore, abbiamo messo questi guanti del tempo distrutti che tra le altre cose ci hanno anche fatto diminuire di livello, quindi adesso siamo di livello 7 e non più di livello 8. Il problema è che non lo possiamo cambiare ancora perché sta in cooldown e dobbiamo rimettere l'amuleto di Kvasir. E ci vuole anche un sacco di tempo per recuperare. Quindi proviamo. Iniziamo con l'ascia. Una valchiria, dobbiamo salvarla. Pensa prima di agire. Siamo pronti per un nemico così potente. Se lo sei tu. Questa qui è la valchiria che sta all'interno della montagna. Si chiama Anche io lo so. Eir. Se conta qualcosa. Andiamo. Dove è andata? Stai bene, fratello. No, l'abbiamo mancata. Oh, questa è tosta sta valchiria, ragazzi. Mettiamo l'ascia. Mi serve la salute. Siamo morti, però abbiamo una ricarica. Dai, alzati. Siamo morti. Allora, ragioniamo. Facilissimo. No, aspetta, c'è... No, no, ce la facevo. Ciao Davide. Ce la facevo assolutamente, solo che cerchiamo di farlo un poco meglio il combattimento. Dobbiamo ricordarci che dobbiamo mettere l'ascia quando fa la giravolta spaziale in aria. E poi... Ok. Andiamo. Atreus. Arriva! Togliamoci dall'angolo. Voglio fare un'altra. Ok. Oh, non l'ho parata. Attenzione! Lascia! Ma non l'abbiamo colpito. Attento!
cambiamo arma. Sono pronto. Ascia. Oh, ma non lo colpiamo mai sta cosa. Babbo, eh. Così l'abbiamo fatta un poco meglio. Avete liberato la mia forma corporea. Ve ne sarò sempre grata. Perché eri in trappola? Non ne sono certa. La mia mente è frammentata. Il Rockstall, la Valkyrs, è l'ultima cosa che ricordo. Cosa? Il Valhalla attende. Devo tornare. Ok. E quest'altra Valchiria pure è andata. Facciamo prima tutte quelle di Midgard, perché abbiamo i teletrasporti. L'unica cosa che... Valkyrs. Cos'è? È una specie di camera di consiglio nascosta a Midgard. Le Valchirie hanno spesso bisogno di un luogo dove conferire lontano dagli occhi. Occhio del prescelto alato. Pensavano di essere al sicuro, ma a quanto pare il padre di tutti vede ogni cosa. Dov'è? Ti ricordi la stanza con gli 8 troll? Credo di sì. Siamo stati in così tanti posti. Oh, A sinistra delle statue dei due re magi. Allora non ve l'ho detto. Non ero sicuro. Scopriremo perché le Valchirie sono così. La camera aveva un significato speciale per loro. Là lo scopriremo, ne sono certo. Ok. L'unica cosa è che manco questo ci ha dato la... Ciao Davide. Manco questo ci ha dato la... Come si chiama? L'acciaio... Quello là pregiato. Potenza della Valchiria. Questo è di livello 6. Questo qua però ci dà una... L'ira della fiamma aumenta notevolmente la forza per ogni colpo a segno. E ripristina una piccola quantità di vita. Questo qua penso che ce lo teniamo. Questo qui l'abbiamo portato al massimo. Chissà perché tutti quanti dicono i cinghiali. Ok, prossima Valchiria. Prossima Valchiria. Dobbiamo vedere prima la mappa, perché sennò non riusciamo. E questa qua. Gerdriful. La cosa più importante, ma perché non riusciamo a aggiornare le armature delle Valchirie? Mica ci serviva solamente l'acciaio asgardiano, quello là, non mi ricordo come si chiama, un particolare tipo di acciaio asgardiano. Ok, qua però non abbiamo la furia, dobbiamo stare un attimo più attenti.
Questo c'ha pure il nome più lungo, forse sarà più difficile. Vediamo. Insomma, quasi gira. Comita. Non so se ci siamo venuti. Dobbiamo andare a controllare. No, ma nella montagna non ci stava il coso che si andava sotto, se non mi sbaglio. Spero. Questa è tosta? Ok. Vediamo un attimo. Se mettiamo l'ascia, forse. Questo è l'unico problema, è capire se fa quell'attacco. Ah, questa qui l'abbiamo già fatta. Cioè. Lancia i coltelli. Andiamoci un poco. Questi già gli attacchi completamente diversi rispetto alle altre Valchirie. Prendiamo pure un po' di vita. Ah, pure la nebbia, brava, brava Valchiria. Va bene. Questa tecnica di girare attorno non è tanto buona, però credo. Tutto bene là dietro? Non tanto. Uno. No, Atreus, moriamo, non ti preoccupare. Manco quella. Ma quell'attacco è l'unico, manco l'abbiamo preso. Questa qui che manco va bene. Perfetto, cambiamo attacco l'unico. Allora questo tiene 110 secondi. E questo qui non va tanto bene. Questo tipo linea. Questo è ad aria. Questo dovrebbe andare bene. Proviamo questo. No, però questo non fa zero danno. Ok, facciamo così. Lasciamo questa e non lo usiamo. L'attacco runico pesante di fuoco. Ok. C'è una scossa. Se la lanci. Ecco là. Occhio.
anche tu sei andata per il mare, re. Questa era tosta. Libertà! La maledizione è spezzata! È un giorno glorioso! Fa più rumore dell'ultima. Signora, ci dica, perché era in tale forma corporea? Perché ci combatte? Signora, ci dica. L'anima di una valchiria non può rimanere pura in un corpo materiale. Apparteniamo al mondo spirituale. È là che sono diretta. Addio! Ciao, bella. Kratos, ma dove ti metti tutti questi elmi? Qualcuno li ha resi così. Ma chi? E perché? Io non voglio azzardare ipotesi. Tu sai qualcosa? Sono Mimir, l'uomo più sapiente del mondo. So molte cose. Sigrun, oh, la regina delle Valchirie. Lei possiede quel potere. L'ultima volta che la vidi si era resa corporea. Venne a farmi visita dopo la mia reclusione per mano di Odino. Abbiamo dei trascorsi, se così si può dire. Tipo una storia d'amore? Ah, ragazzo, mi fai arrossire, credo. Posso arrossire? Prima diamo la caccia a queste creature e poi alla tua ex amante? Non ci servono queste distrazioni. È ben più di una distrazione, padre. Sono Valchiri. Sono loro che impediscono ai morti di annientare Midgard. Stanno facendo un pessimo lavoro. Non è colpa loro. Qualcuno le ha cambiate. Le ha distolte dal loro dovere. La regina? Non ne sono sicuro. Dovremmo chiederlo a loro. Certo, se la distrazione non è un problema. Andiamo a chiedere. Ok. Ci sono due cose importanti. Mi sa che abbiamo preso un... un castone. No, questo lo dobbiamo rimettere. Questo era proprio buono. Questo. Vede, questo aumenta leggermente la velocità massima di scatto. Ne abbiamo presa, una, mi sembra che... Questo qui c'ha ricarica 13, aumenta la velocità e la distanza che percorri quando schivi. Ricarica 13. Noi ce ne abbiamo uno equipaggiato. Vediamo. No. Forse qua? Questo no, quello c'ha ricarica 13, questo qua c'ha forza 13, quello che abbiamo noi è meglio. Ciao Davide. Allora, adesso torniamo un attimo dai nani, però, che stanno qua. Ci rimane una valchiria qui, una valchiria a Elaim e un'altra in un nel regno dei morti, non mi ricordo come si chiama. Tra l'altro, secondo me le valchirie... No, questo non è vero, perché la valchiria di Muspelheim è quella là di Niflheim. Non erano tanto forti, secondo me. Questa qui abbiamo affrontato ad essere più forte. Come dell'ascia, potenza della valchiria. Questo però è forte, ragazzi, questo è poco forte. Il problema è che non ci dà il vantaggio. Comunque, armatura busto, corazza della valchiria, acciaio sgardiano perfetto. Questo qui lo riusciamo a portare a livello 7. Poi ci servono, però è lo stesso livello di quello di Ivaldi e quindi sicuramente lo possiamo cambiare. Poi per le braccia ci serve acciaio sgardiano perfetto.
E non abbiamo mai preso quella dei fianchi, veramente. Non ci abbiamo l'armatura dei fianchi delle Valchirie. Però, visto che adesso l'armatura del busto è la stessa, adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Vediamo, questa qui di Valdi, quante stats c'ha? 50 e 58, 108, più 16 fa 124. Questa è la Valchiria. Vediamo. Però c'è un sacco di difesa. E poi c'ha due castroni, non tre. No, stiamo sempre con quella di Valdi. Comunque, però questa qui impedisce l'interruzione da parte degli attacchi nemici. Quella di Valdi non fa nient'altro, quindi non possiamo aggiornare. Allora, l'ultima Valchiria dove stava? Mi sembra che stava qua. Proviamo questa là, se no dobbiamo fare un altro teletrasporto. Ah, e poi ci sta... Aspetta, che ha detto... Antonio ieri sera ha detto che una volta fatte le 8 Valchirie, quando riportiamo tutti gli elmi nella camera del consiglio delle Valchirie, dovrebbe uscire l'ultima Valchiria. Allora, vediamo qua. Innanzitutto, ci siamo, Kratos. Eccola là. Qua sotto ci siamo già andati? Credo di sì, però non sono sicuro. Non ci siamo andati, infatti. Cosa c'è qui? Ah, semplicemente si entra da tutte e due le parti. Ok. Abbiamo anche la pietra della risurrezione. È un'altra Valchiria. Lo vogliamo fare? Vedi tu, siamo di qua a posto. Che fa questo? Tiene gli Azun. Dove sta? Ancora. No. Devo fare la Valchiria. Dove sta la Valchiria? Ma no, non voglio fare questo, dobbiamo fare la Valchiria, ci manca un solo colpo. Perché non muore? Perché forse dobbiamo fare gli add prima. Eccola qua. Ciao Simone. Mi avete liberata. Chi ti ha fatto questo? Ricordo solo dolore e la mia regina. Mi hai imprigionata qui? Perché? Ah, Sigrun. Ora devo andare. Devo trovarla. Devo ricordare.
E questa qui è l'ultima Valchiria che ci veniva di Midgard. Ciao Simone, stiamo facendo le Valchirie oggi. Speriamo che ci dia un po' di acciaio sgardiano qua. Perfetto. Già, l'ultima volta che la vidi era cambiata. Non dico soltanto fisicamente, era più. Ci serve quello perfetto. Provai a farla perfetto. parlare, ma era venuta solo a dirmi. Non pensavo che. Mi dispiace, Mimir. La troveremo. Non credo che voglia essere trovata. Proprio non capisco perché abbia fatto una cosa del genere. Non ha senso. E se fosse sua la colpa? Allora la fermeremo. Bisogna liberare le Valchirie e noi siamo gli unici in grado di farlo. No. Questo lo dobbiamo vedere, sto talismano. Di che ti coprirà le spalle? Ma questi hanno lasciato. Ragazzi, controlliamo un attimo il talismano. Che mi sembra proprio. C'è qualcosa che non va. Però questo qua è più o meno, aspetta, talismano dei regni e guanti del tempo distrutto. Ma questo qui pure va. Secondo me l'amuleto di Kvasir è meglio. Simone dice come mai danno le pietre della salute per dopo che è finito lo scontro. Io credo Atreus, seguimi. Semplicemente per farti andare al prossimo scontro con la salute piena. Infatti te le mettono pure qua all'inizio. Oppure se vuoi fare qualche altra attività, cioè se vieni qua e c'hai poca vita, ti prendi le pietre, poi combatti, poi quando esci sei con uno di vita probabilmente. E quindi ti mettono le altre. Hanno qualche pietra per recuperare la vita. Perfetto, abbiamo fatto tutte le Valchirie di Midgard. Mo ce ne restano solamente due. Certo che però i nomi dei regni li potevano fare un poco più umani, eh. Cioè non posso dire Muspelheim. E poi non me li ricordo nemmeno. Alfheim, Niflheim, Tutheim. Ok, vediamo qui che possiamo. Che ti serve questa volta? Ma qua che possiamo fare? Non possiamo fare niente. C'è il talismano e poi l'armatura a braccia. Ma questa qua già l'avevamo. Ah no, questa qua non l'abbiamo aggiornata. Vediamo che serve per aggiornarla un'altra volta. Serve lo stemma superiore della fiamma, che non ce ne abbiamo. Potenza massima raggiunge un. E questo. E non possiamo manco metterci questo, ragazzi, perché. Questa qui di Valdi è proprio buona, c'ha tre castoni incantesimo. Questa qua, se ci mettiamo questo con due castoni, scendiamo di livello 7 e non va bene. Allora, buona fortuna! Quindi. Dobbiamo andare avanti, mannaggia. Questo è una cosa impossibile, questo gioco. È tutto calcolato. Perché questo qui, il gioco ti sta dicendo, se ti vuoi mettere l'armatura delle Valchirie, devi finire le prove di Muspelheim, comprese quelle impossibili. Che sono proprio impossibili. In realtà una solo ne abbiamo fatta, ne abbiamo fallito miseramente. E là è una questione di bravura, non è una questione di. Allora, facciamo prima il Fime e poi il Nine. Vai. Tra l'altro, stasera esce anche una piccola guida a Niflheim in cui ci ho messo quasi tutto quello che sapevo.
tranne una cosa, e cioè che Amusplime e Niflheim si prendono i materiali per l'ultimo potenziamento delle armi, che però per poterle potenziare dovete scambiare questi materiali dal nano, se no vi rimangono le lame del caos a livello 4 e le vietano a livello 5. È una scemenza che hanno fatto questa cosa qua, perché noi abbiamo fatto un sacco, un giorno e mezzo di Niflheim con le armi sottolivellate, perché non lo sapevamo che si potevano livellare, che avevamo l'opportunità di livellarle. Allora, camera nascosta di Odino, vai. Questo legno qua l'abbiamo completato tutto quando, se non mi sbaglio. No, non abbiamo trovato un corvo e uno squarcio del regno. Quello hanno scoperto la varchiglia. È un artefatto. Quindi c'è un posto che non abbiamo proprio visto qua dentro. E chissà qual è. Ok. Non credo che sia questo. Comunque dopo saliamo un attimo sopra, giusto? No, non saliamo sopra. Ho detto una scemenza, perché se saliamo sopra giusto per vedere, qua non si scende giù. Ho capito, c'è una valchiria. Già. Beh, la vogliamo combattere? C'è uno spirito intrappolato qui. Ok. Vediamo. Buona fortuna, amici. Dove è andata? Usiamola, va. Dove sta? Attento alle spalle. Poi mi devi prendere un attimo questa pietra. Là ce ne sta un'altra. Dove sta? Mo' stava qua. Dove sta? No! Tieni duro, fratello! Vai, 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 Kratos! Però abbiamo usato la pietra. Ma perché mi hanno reclusa? Questo lo ignoro. Ma perché Sigrun ci avrebbe ostacolato? Questo è il mistero che stiamo cercando di risolvere, signora. Avete idea del perché l'abbia fatto? No, senza le Valchirie, i morti in battaglia non vedrebbero mai il Valhalla. E Laim tracimerà delle anime dei caduti e inonderà Midgard con un mare di cadaveri vendicativi.
Non esiste disonore più grande per una valchiria. Devo andare. Devo fermare questa marea. Addio. Ecco la tua risposta, maestra. La regina si oppone a Odino. Ha imprigionato le valchirie per sfidarlo. Sì, odiava Odino, certamente. Ma il suo dovere, la sua responsabilità, avrebbe davvero tradito queste cose per vendicarsi di Odino? Io non credo. Io sì. Dobbiamo trovare la regina. Dobbiamo fermarla. Non devi dispiacerti. Sigrun se l'è cercata. Spero solo che... sperare non porta da nessuna parte. Come la troviamo? Temo di non saperlo. Potrebbe essere ovunque, in ogni regno. La troveremo. Dobbiamo trovarla. Midgard conta su di noi. Abbiamo trovato anche l'ultimo pezzo dell'armatura che ci mancava. Adesso dobbiamo cambiare regno un'altra volta. Come si fa a cambiare regno? Dobbiamo uscire da qua. Di qua. Poi abbiamo preso tutto. Conviene andare direttamente da... dobbiamo andare per forza dai nani. Ci rimane l'ultima delle otto valchirie. Il problema... di questa ultima delle otto valchirie è che non abbiamo il teletrasporto. Però adesso facciamo anche un'altra cosa, vediamo se riusciamo a aggiornare perlomeno questa armatura qua. Il problema è che se non la portiamo almeno a tre castoni non ce la possiamo cambiare. D'accordo. E poi ci dobbiamo anche... ok, questo qui potenziamo. Porta la conferenza. Vai, fammela. Oh. Vai, perfetto, quella dei fianchi la possiamo assolutamente cambiare, mo la cambiamo. Beh, ci becchiamo la prossima volta. Allora, vediamo un secondo. Armatura dei fianchi, questa qua. Ok. Scarsella della Valchiria. Questo qui c'ha circa, vediamo, 47 più 50, 97, 107, 5, 112 stats. Mentre questa... ce n'ha un sacco di più, mi sbaglio. 35, 63, fa 98. E 9, 107, più 23, 130. In più... conferisce una benedizione runica quando sferri un attacco runico. Sicuramente facciamo questa. Quindi R3. Cambiamo. Allora, qua dobbiamo fare X. E poi questo. Perfetto. E abbiamo scambiato i castoni. Queste qui non le possiamo cambiare perché perdiamo i castoni e penso che arriviamo a livello 7. Quindi siamo diventati teoricamente più forti e dobbiamo cambiare regno e dobbiamo andare nel regno di Elaim. Questo era Alfheim e ci mancava... vediamo la bussola qua, Rota. E là. Ok, vediamo. Mm-hmm.
potevano mettere che i teletrasporti si facevano anche tra i mondi. Perché questa è una grande rottura. E ogni volta dobbiamo uccidere il regno, il tempio. Questo coso. Ah, questo è il vento. Ok. Mo come ci arriviamo là? Non ci credo, siamo tornati a Eli. Almeno non siamo dal lato del ponte in cui ci torturano le visioni. Fa così freddo che mi si congela la salita. Attento a destra! Chi ci stava? Come mai abbiamo fatto così poco nella vita a questo? Ah, questi sono quelli là che dobbiamo fare a mani nude. Spero. Ragazzi, devo andare a prendere un momento la Valchiria, dai. I nemici sono forti. Non è vero, Kratos, non sono tanto forti. Andiamo! Ah, prendiamo le lame del caos. Ah, eccoli qua. Ah, aspetta, aspetta, adesso facciamo anche l'attacco runico, dovrebbero morire. Giusto. Grazie Simone. Questa me l'ho dimenticata. Questo ci dà. Oh, guardate, che cosa ci ha dato? Un po' di vita. Questi qua, ve li ricordate? Questi qua sono quelli che se ci acchiappano ci fanno malissimo. Che bello questo ponte. Ma se ci fossimo dimenticati qualcosa nella parte della nave, come ci arriviamo adesso? Chi lo sa? Veramente non mi ricordo. Ma sicuramente c'è un passaggio. Incubi! Sicuramente c'è. Ragazzi, ma è possibile che questa parte non l'abbiamo mai fatta? Questa me la ricordo pure. Ma mi sa che quando siamo venuti qua la prima volta, possibile che non c'avevamo il potere giallo. Perché manco quello abbiamo preso. Ma
Attenzione, attenzione, qua ci siamo inscarsiti. Io non ho capito, c'è qualcosa che non va. Qua ci sta il vento di El. E lo dobbiamo riportare da questa parte. Cioè, per far passare questo coso dobbiamo portare il vento di El qua. E da qua mi sa che non lo potevamo prendere. Lo potevamo prendere? Quindi come facciamo? Da là si entra probabilmente dalla Valchiria. E lì c'è un coso che si scende. Il problema è che non possiamo salire sopra. Ah no, qua possiamo salire sopra. Così si faceva. E non l'abbiamo capito quando siamo passati. No, aspetta, c'è qualcosa che non abbiamo fatto. Perché adesso questo qua possiamo prendere quel vento là. Credo possiamo scendere di qua e attiviamo questo. Però c'è ancora qualcosa che non è chiaro. E poi questo qui lo riportiamo esattamente nello stesso modo, credo. Ah, ecco qui, questo qui lo mettiamo qua per scendere giù. Vado, tutto questo ci siamo persi. Amuleto delle tempeste eterne. Ma dai. God of War Ragnarok non si sa bene quando esce. Comunque dovrebbe uscire. L'ultima che ho letto era a settembre. Ho controllato l'altro giorno perché volevo comprare la PlayStation e ho cercato un po' di informazioni. Però non credo che sia confermata. Non so perché. Per altre cose, secondo me Sony sta perdendo un sacco di soldi. Questo fatto che non riesce a produrre abbastanza PlayStation. Significa che non riesce a vendere i giochi. Che credo sia il guadagno maggiore. La prendiamo questa cosa di rabbia? La prendiamo. Ok, qui ci dovrebbe essere la camera della Valchiria, no? Ah, ce ne sono altri. Bene. Visualizziamo un'altra la mappa. Abbiamo preso tutti i forzieri leggendari. Qua ci manca una Valchiria. E poi non so che cosa, quell'altra cosa non scoperta. Era un cimelio di famiglia. Ma quello era sempre un artefatto, però. E ce ne rimangono due. Non lo facciamo il giro degli artefatti.
proprio. Un vero peccato è che non possiamo giocare manco a cosa, come si chiama? Horizon. Quello pure mi è piaciuto tantissimo quel gioco. Horizon Zero Dawn. Questo sarà argento, non credo che sia un artefatto. Un artefatto. Credici argento. Credo che la rabbia non la utilizziamo. Attraverso ci siamo dimenticati pure di comprare la pietra della risurrezione. Ma non ce l'abbiamo. Non fate come me, ragazzi. Quando combattete con le valchirie, possiamo lasciarla così, fratello. Non mettermi fretta, testa. Quando sei... Portatevi la pietra. Andiamo. Questa qua non gli facciamo niente a Rota. Occhio! Dobbiamo cambiare le lame del, cioè, gli attacchi con le lame del caos. Ah, questa è come quella. Ok. Perfetto. Vieni qua. Bisogna schivare un po' prima. Parecchio prima. Un secondo dopo che fai il rosso. Inutile. Era una pietra verde, eccola là. Attento dietro. Attento dietro. Ma mo scendi? Mettessimo, lascia, forse saremo un po' più fortunati. Spazzatura. Però questo mi sembra abbastanza fattibile. Padre! Padre! Dobbiamo contare giusto mezzo secondo quando fa il coso rosso. Va,
Prendiamo un po'. Antonio, questo era facile. Libertà. Questa Valchiria. Dov'è la tua regina? La mia regina. Lei ti ha fatto questo e i morti stanno conquistando Midgard. Non può essere. Nemmeno io volevo crederci, signora, ma dobbiamo trovarla. Lei dov'è? Non ne sono certa, ma il Roxol af Valkyrs. Se il consiglio degli otto è riunito, forse lei risponderà al nostro appello. E adesso andiamo a vedere. Il consiglio degli otto. Pare che questa fosse l'ultima. Già. Si va a Roxol af Valkyrs. Se vi ricordate, è accanto alle due statue dei rematori sulla strada per lo scalpello di Tavr. Questa tua regina è forte, vero? Più forte delle altre Valchirie che abbiamo affrontato? Forte è dir poco, fratello. Allora dobbiamo prepararci. Mamma mia, per raccogliere queste cose però, eh. Acciaio, sgardiano, perfetto. Ma ora non ce ne facciamo niente di tutta sta roba, perché... Questo è meglio. O facciamo una cosa, vediamo un secondo, perché questo qui è forza, difesa e vitalità. Questo qua è forza l'unica ricarica, forse questo qua è meglio. Aumenta forza e potenza, il potere nell'unico fino a 3 volte. Però dobbiamo andare dai nani ad aggiornarlo, quindi andiamo. E poi andiamo dall'ultima Valchiria, che qua tutti quanti dicono che è impossibile. Dobbiamo pure girare il tempio. Aspetta un attimo. Atreus, vieni qua. Che vi serve questa volta? Allora, talismano. Ragazzi, ma voi siete tutti quanti convinti che il talismano migliore è quello là che ci abbiamo addosso? Che adesso vi faccio vedere. Ora spedisci dall'inferno. Uno di questi giorni mi dirai chi ha fatto quelle meraviglie. Questo non so se abbiamo fatto una cosa buona adesso. Ci vediamo quando ci vediamo. Oh, madonna. L'amuleto di Kvasir è il migliore amuleto che esiste nel gioco. Credo. E ora abbiamo fatto pure una scemenza, perché qua abbiamo usato l'acciaio asgardiano perfetto. Che cosa volete? Io non so se ci serve per aumentare l'armatura. Questo no. La corazza no. Le braccia no. E i fianchi abbiamo già al massimo. Quindi ci servono solamente due stemmi superiori della fiamma. E 9 stemmi superiori. 11 stemmi superiori della fiamma. Dobbiamo girare il tempio.
Questa cosa di girare il tempio già un poco fa ridere, perché vabbè, c'è il meccanismo e tutto quando, però se vi ricordate quando a un certo punto abbiamo dovuto addirittura capovolgere il tempio. Ok, dobbiamo tornare a Midgard. È un po' esagerato quella cosa di... È imprevedibile in tutti i sensi. Ok, quindi Simone ci dice che c'ha tutte le abilità, ma aspetta, ma siamo sicuri che c'ha tutte le abilità? C'ha anche l'abilità di evocare gli Azs. Perché quella non è un'abilità tanto forte. Però... seguiamo una volta tanto il nostro consiglio, tanto comunque la dobbiamo rigiocare questo gioco. Dobbiamo comprare una pietra della risoluzione. Questa volta apriamo questa qua, viola. Dove eravamo rimasti con quella cosa? Quale cosa? Ho fatto tutto. L'unica cosa che... ci siamo dimenticati qualcosa. Altro consiglio, mo' gli portiamo gli elmi. Questo qua non lo faremo mai. Con il fendente del boia. Ragazzi, il fendente del boia, io non lo so. Non è questo. È questo. Credo. Ma ci vuole un sacco di tempo per caricarlo. Allora, dobbiamo andare esattamente qua. Passaggio mistico. Solo che adesso dobbiamo posizionare 6 elmi, ci mettiamo un'ora. Caricato subito. Comunque, anche questo luogo è bellissimo. Ma li possiamo mettere? No, non li possiamo mettere tutti quanti. Queste sono le valchirie che già abbiamo liberato. È Gaerdrifull, la maestra d'armi del Valhalla, il cui compito è armare e addestrare gli Ainerir di Odino. I chi? Il suo esercito per il Ragnarok, unico motivo dell'esistenza del Valhalla. Gli Ainerir attendono nella grande sala bevendo, banchettando e fornicando senza fine. Quando inizierà il Ragnarok, Odino li chiamerà a combattere. Gaerdrifull ha il suo bel da fare ad addestrare quella gente. Quindi Odino ha fatto il Valhalla, così la gente ci andava, dopo che moriva, quelli labboni andavano là dentro, così poi dopo lo aiutavano per il Ragnarok, così non moriva nel Ragnarok. Queste cose sono un poco strane, ragazzi. Questa, amici miei, è Kara. Le valchirie sono irascibili per natura, ma Kara è una tempesta in carne e ossa. Una tempesta? Già, calma e composta. Poi l'aria inizia a muoversi e la furia della sua tempesta si scatena. In un certo senso era uno spettacolo, se riuscivi a metterti a riparo. Le sue lacrime mondano i campi di battaglia. Guardate lo sguardo intenso di Kratos. Lei è Rota, una giudice dei caduti. Ma non lo erano tutti? Non esattamente, sebbene sia uno dei ruoli più noti e la loro più grande responsabilità. Hai visto cosa succede ai morti senza il giudizio delle valchirie? Gli Elwalker. Esatto, Rota, Gunn, Skuld. Poiché non visitano più i campi di battaglia, El trabocca di anime destinate al Valhalla. Una situazione disdicevole. Rota deve essere fuori di sé. Vediamo un attimo
Codex. Bestiario, non credo. Elfi, amici, Aesir, Troll, Valchiria, sì. Sono queste qua, mano a mano che li mettiamo. Dicono che cosa fanno, però non ci spiegano le abilità. Ce le dobbiamo ricordare. Però sono un po'... Ah, e qui abbiamo Eir, la guaritrice. Una Valchiria guaritrice? Strano. In effetti Eir era strana, calma, tranquilla. Le sue sorelle erano dei torrenti impetuosi, lei un pacifico ruscello. Curava le ferite dei mortali e degli dei, e persino quelle di un saggio onnisciente che una volta alzò troppo il gomito e cadde da un monte. Ah, non ne vado fiero. Mir doveva essere un soggettone. Bene, bene, Hilda, la signora della battaglia. Lei e Odino andavano molto d'accordo. Lei e le altre Valchirie, non tanto. Passava la maggior parte del tempo qui a Midgard a osservare le discordie dei vivi, mettendo fine ogni tanto a queste contese. Adorava i conflitti. Alcuni dicono che fosse un conflitto vivente. Mi chiedo cosa ne sarà di lei ora che è libera. Vedremo, ma che la mettiamo, non credo che parti direttamente all'evento. Dobbiamo fare qualche altra cosa. Olrun era la figlia di un potente capitano. Cadde mentre lo difendeva da un attacco di predoni. Olrun fu condotta al Valhalla, dove scelse di dedicare la sua vita nell'aldilà al sapere supremo. Un comportamento anomalo se paragonato a quello dei suoi compagni del Valhalla, impegnati in banchetti e grandi bevute. Come diventò una Valchiria? Odino vide in Olrun uno spirito affine, determinato dalla scoperta del sapere. La nominò studiosa delle Valchirie. Grazie, tanto che è difficile. Grazie, Antonio, per gli auguri. Però dobbiamo decidere se vogliamo fare a capocchia oppure se vogliamo imparare come funziona. Vediamo com'è. Questo è cosa... Resisti! È inutile che mi porti la pietra. Atreus, siamo morti. Figu. Questa è stata rischiosa. Uno, due, no, e tre. Uno, ancora. Mimir che dice stai bene fratello quando stiamo una munnezza è proprio una cosa del gioco, che ci dice va fai un culo schiatta. Perché
Atreus, perché ho premuto X? Padre, alzati! La dobbiamo buttare sta pietra, ragazzi. Non ci fa perdere solo tempo. È buona solamente nell'ultima sfida, se riusciamo a vincere. Vabbè. Uno. Ma come lo faccio a perdere questo qua? Prendiamo questa energia qua dietro. Parto. Uno. Padre,
E vai, Sigurd, vieni qua senza nemmeno la pietra di risurrezione. Grandissimo. Grazie, amici. Prego, vaffanculo. Scusate. Sigrun, com'è accaduto? Mimì, sei tu. Sei stato liberato, ma... La libertà ha un prezzo, signora. Dici il vero. Per innumerevoli inverni servimmo il padre di tutti. Ma solo tramite la sua unione con la regina ci sentimmo libere. Non sei la regina? Esiste solo una regina delle Valchirie, la dea Freya. Quando Odino le strappò le ali, servì io in sua assenza. Ma per il padre di tutti non era abbastanza. Egli usò una magia arcaica e corruppe le mie sorelle. Io cercai di limitare i danni, imprigionandole in luoghi dove non avrebbero potuto fare del male, ma presto mi smarrì a mia volta. Sigrun, mi dispiace di non esserti stato utile. Avrei potuto fare qualcosa, o perlomeno provare. Adesso che cosa farai? Devo riunirmi alle mie sorelle. Insieme possiamo portare equilibrio tra i regni. Avete la benedizione eterna delle Valchirie. Prendiamo il casco. Ragazzi, ci abbiamo messo esattamente... Non lo so esattamente quando ci abbiamo messo, ma ci abbiamo messo perlomeno 2 ore e mezza, secondo me. Ce l'abbiamo fatta, credo. Non sembri molto felice. È difficile essere felice quando sei una testa rimasta. Sono lieto del fatto che abbiamo liberato le Valchirie, ma si sarebbero potute evitare così tante tragedie se solo... L'hai detto tu stesso, testa. Non conta più. Il passato è passato. Beh, detto da te è proprio confortante. Sono di buon umore. I nani sapranno sfruttare questo elmo. Il tuo papà è un po' cocciuto, vero? Li dobbiamo portare dai nani. I lanci d'ascia e i richiami diventano potentissimi, probabilità bassa di creare un'esplosione. Questo qua, ragazzi, dobbiamo pensarci, perché se vogliamo giocare a modalità ultra difficile, è molto probabile che ci serve più danno che... Però questo è quello dell'ascia. Altro. Vediamo un attimo gli obiettivi. Il casco lo dobbiamo portare ai nani. Però non ci dice niente questo. E poi tutto il consiglio qui. Già le abbiamo messe tutte quante, le Valchirie. Andiamo a portare i nani, almeno così ci ha detto. Così vediamo un attimo. Anche perché per il resto poi abbiamo finito tutto. Vai. E poi perché si chiama negozio di Brock e non di Brock e Sindri? Ah, perché all'inizio ci sta solamente Brock, naturalmente. Freya è la regina delle Valchirie. Non ce l'ha mai detto. E neanche tu. Spiegati, testa. O sei di nuovo stregato? Certo che no. Freya era la regina delle Valchirie a un certo punto. Parte della sua dote includeva la supervisione delle Valchirie. In quanto dea Vanir, la veneravano. Non ho mai saputo quanto fino a oggi. Ok. Vediamo che ci dicono i nani, va. Che cosa volete? Questo non è tanto buono, sicuramente. Questo forse è anche buono. Però non lo so. Vabbè, ragazzi.
Adesso ci dobbiamo... L'ultima cosa che dobbiamo fare... ci serve l'argento. Incredibile. Eppure avere il busto. Ci serve un sacco di argento. E dobbiamo andare a Muspelheim a prendere l'argento. Però, prima di concludere la puntata, voglio fare un attimo una cosa. Per vedere, giusto per capire quanto siamo diventati forti. Andiamo un attimo al deposito di Buri. Possiamo andare... Di qua c'è la barca, vero? Facciamo Andreus, seguimi. Facciamo due puntate. Una con le valchirie e un'altra con le sfide impossibili di quell'altro posto dove andiamo adesso. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare esattamente là. Distruggiamo questo così ci diamo... Prendiamo un po' di argento. Anche perché... Giusto, dove eravamo rimasti? Ah, sì! Odino uccise Ymir e un fiume di sangue rischiò di allagare tutto il creato. Gli Jotnar erano impreparati e furono spazzati via dalla marea senza fine. Non solo Ymir, tutti i giganti stavano per estinti. Vediamo. Sai che ti dico? Te la racconto dopo. Dove sta? Oh, qua c'è il viandante. Attento dietro. Finito. Ah, però aspetta, chi l'aveva detto? Qualcuno mi aveva detto che si poteva... Siamo diventati molto più forti, ragazzi. Però non so se... sicuramente... non abbiamo usato manco quell'altro... gli attacchi inunici del... delle lame del caos. Comunque qualcuno mi aveva detto che potevamo scambiare l'esperienza... con l'argento. Ragazzi, detto tutto ciò... Noi ci fermiamo per questa puntata e ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play di God of War e facciamo nel bel mezzo di una le sfide impossibili di Muspelheim. Ciao! Spazzò via gli Jotnar. E la vittoria di Odino sarebbe stata completa. Sai che ti dico? Te la racconto dopo. Ma chissà quante storie ci avrà Mimir da raccontarci.